Buongiorno a tutti. Capito? Allora, ragazzi, ragazzi, ho vicino a me, cioè, questi due qui vicino, cioè, tra teatro, televisione, cinema, ma cosa sarebbe stato senza di loro? Cioè, ma che, no? Mi posso mettere un po' più vicina? Come no? Cioè, tu sì. Fai questo muro tra di noi? Fai no, una distanza anzi, io tra di noi? Più vicini possibile, anche se credo ci sono. Ah, ecco. Una questione di telecamere? Forse, ma no, ma questo. Posso stare più vicina? No. No, un po' più me l'hanno impedito. Me lo ecco. Hanno impedito, no. Che si sappia. Adesso passeremo quasi 45 minuti con questo. Io protesto. Dove devo. Qua va bene? Io protesto. Allora, sento anch'io il calore e la pressione della sala. Iniziamo con una domanda originalissima. Però, come sapete, in Italia, insomma. I fiumi navigabili. No, gli affluenti del Po. Esatto. Okay. Allora, siete preparati? Poi è tempo di esame. So. Allora, iniziamo con Paola. Cioè, come è iniziato tutto questo? Quando è che hai capito che. Che. Che sarebbe successo questo, diciamo. No, io ancora non mi capacito. Cioè, non mi capacito. Grazie. Grazie. Un ragazzo prima mi ha detto, sei bellissima. Ma, guarda, eccolo. Un pazzo. Un pazzo. Sei bellissima. Decente, mo non è che stiamo. Dai, non ti buttare giù. Mi sembra esagerato, capito? Però grazie. Grazie. Cioè, se rivai indietro, no? Qual è il momento? Ti ricordi il momento in cui mi sa proprio che ci voglio provare a diventare attrice? Ti ricordi qual è stato il momento? Se devo andare tanto indietro, nel senso che per provarci ho provato. Ho cominciato a teatro tanti anni fa, ormai 20 anni fa, porca miseria, già 20 anni fa, 20 anni fa ho cominciato. Scusate. Momento di. Ho cominciato quando avevo appunto 20 anni, insomma 19, un po' prima. Però quando ho finito il liceo ho cominciato a pensare di fare questo mestiere, perché volevo fare questo mestiere qua, quindi mi sono messa a studiare 3 anni teatro, una scuola di teatro, e poi ho cominciato a fare teatro, Giulio lo sa bene, nel senso che ne ha fatto tantissimo. Io mi ricordo che lo vidi in un favoloso Lorenzaccio, vabbè, so, poi dopo ne parliamo. E andai ad ammirarlo. A teatro, e andavo a vedere gli attori bravi, e mi è capitato poi di lavorare in teatro con attori molto bravi, molto magari che avevano un po' più di esperienza di me, e così ho imparato, ho fatto le tournée dove avevo una battuta, 6 mesi di tournée con una battuta, nel frattempo quella battuta te la ricordi per tutta la tournée perché è una. Però dici qual era, scusami. Rubi. Dici qual era. Ma sai che non me la ricordo. Non era il pranzo è servito, però. Senti, Viva Tito, uno era Viva Tito, che non era. Era il non nome, il politico. No, no, naturalmente era la storia di questo. Mi ricordo questo musical, L'uomo che inventò la televisione. Era un musical perché io vincevo i provini, vincevo le audizioni perché sapevo cantare. Allora la buttavo sul canto per entrare a fare l'attrice, capito? E quindi dicevo, no, ma buona, sta cantante poi se la cava come. Cioè, le possiamo far dire due parole perché servono sempre, no, a teatro, nel musical, delle cose che delle persone che sappiano anche. Insomma, che l'importante è saper cantare, e poi delle persone che sappiano anche dire 3-4 battute. E io intanto lì rubavo, insomma, quindi andavo a scuola e poi appunto ho cominciato a fare le prime esperienze. Però sono esperienze importanti perché impari la disciplina, teatro, impari tutto quello che c'è da sapere, anche come è strutturato il dietro.
dietro le quinte, impari a fare questo mestiere, impari a fare il tecnico, quindi impari a montare le tue cose. Così ho fatto con la mia piccola compagnia, ci siamo autoprodotti degli spettacoli, li abbiamo fatti nelle cosiddette cantine e da lì abbiamo cominciato a fare questo mestiere. Perciò io lì ci credevo, nel senso che poi non sapevo quale sarebbe stato l'esito di tutto questo, però ero convinta di quello che facevo, sono partita convinta di fare questo nella vita. Eri convinto anche te? Io ho iniziato molto presto, ma non dico l'anno per paura, però ero piccolo, ero un bambino. C'era già il cinema, nel 1968 sono salito su un palcoscenico per la prima volta a una compagnia di argentini, tra cui un'attrice che abitava sotto casa mia, e mi ha coinvolto in questo spettacolo. Poi iniziò appunto un lungo periodo con una cooperativa teatrale, sto parlando della fine degli anni 70, e quello fu un periodo molto appunto creativo, fai costumi, cuci, impari a cucire, ho imparato il cucito, a fare i costumi, a fare anche l'ufficio stampa, certo. Volevo invitarla allo spettacolo. Cambi voce. Ho invitato anche persone molto importanti, Pietro Citati, li vedevamo, cioè i nomi li prendevamo dall'elenco telefonico. Perché stavano sull'elenco, sull'elenco certo. telefonico, quindi io che ero il capo dell'ufficio stampa della cooperativa, io prendevo questi nomi e telefonavo e spudoratamente dicevo: il nostro spettacolo è al Teatro Trastevere dal 26 e qualcuno ci è cascato. Perché questa non è te lo potevi grande. Permettere un ufficio stampa a pagare, no, certo, no, ti pare, certo. Tutto da soli, montavi e smontavi le scene a fine spettacolo, le quinte, le cantinelle, esattamente, cioè... La cosa più faticosa non era lo spettacolo, no. Ovviamente, ma lo smontaggio dopo lo spettacolo, carica tutto sul transit e torna a Roma. Questo era il periodo. Però c'è un momento che io ho stabilito come momento clou, che ho detto ce l'ho fatta, ed era molto più avanti, nel 1988, quando con Fantoni e Fantastichini facemmo Orfani al San Babila di Milano, e io feci la foto al Teatro San Babila, Sergio Fantoni, Ennio Fantastichini, Giulio Scarpati, foto e mandata poi a casa, mamma, papà, fatti vedere a tutti, dico ecco, ce l'ho fatta, basta, è finita. Adesso sei legittimato. Stamattina eri a vedere l'incontro con Ben Stiller, no? E lui ha raccontato il momento in cui per la prima volta ha scoperto che era capace di far ridere le persone. Credo che ci sarà stato un momento del genere anche per te. Sì, stavo facendo una tournée teatrale, una di queste tournée teatrali in cui veramente avevo poche battute, ogni volta poche cose, e i miei studi erano studi classici, quindi avevo imparato i classici, facevo insomma le cose che si devono sapere per cominciare a fare teatro, e non avevo idea sì, di avere, come dire, una vena umoristica. Però nel dietro le quinte con gli altri attori più grandi d'età, insomma, giocavo, scherzavo. Facevi imitazioni? Ma sì, più che imitazioni, perché poi non sapevo tanto bene. Sai, non sai bene a 19 anni qual è un po' la tua strada. Ero lì e mi vedevano forse portata, non so, per un certo registro, insomma... un attore, Pietro De Silva, un bravissimo attore romano, che aveva una rassegna insieme a Patrizia Loretti, sua moglie, a Roma, di teatro assurdo, molto comico, mi propose di fare un monologo molto divertente, assolutamente folle, in una piccola rassegna al Teatro dell'Orologio, che è un teatro che è a Roma, un piccolo teatro bellissimo, per fortuna quello ancora, perché molti purtroppo non ce l'hanno fatta. E quindi feci questo monologo, mi vennero a vedere due autori televisivi e cominciai a fare sia teatro che televisione. Cioè, quindi, non eri una di quelle che faceva l'imitazione della professoressa di scienze e tutta la classe rideva? Ma quella lo fa, quella di italiano, sì. Quella di italiano, sì. Quella di italiano l'avevo fatta, sì. Quella di italiano l'avevo fatta. Però non è che fossi proprio una così spigliata, ecco, per una ristretta cerchia di persone facevo, per i miei fratelli maggiori facevo le cose, facevo spettacolini in casa così, però poi non è che fossi molto espansiva e molto, insomma, non ero una mattatrice, ecco, da ragazzina, da ragazza poi più avanti.
Ecco, non so se avete notato, no, che tutte e due finora hanno parlato di teatro. Una delle cose che a me piacciono di più, ma che ci hanno anche convinto a metterli insieme, è che questi due signori, pur avendo raggiunto una vasta notorietà in TV, aver lavorato a lungo col cinema, continuano a fare attività che possiamo chiamare anche di ricerca, anche se, come sappiamo, è sempre più difficile, no? E a te invece chiederei, invece delle risate, no? Io mi ricordo che Al Pacino, quando venne a Roma, disse: io devo, prima di salire sul palcoscenico, quando faccio teatro, devo avere una paura matta, devo avere la sensazione che ne morirò per il fatto di stare sul palco. È così? È una buona cartina al tornasole, nel senso che finché tu hai, come dire, ti senti investito della necessità che devi comunicare qualcosa di reale, di emotivamente importante, perché se su quel palcoscenico non avviene niente di importante, il pubblico se ne accorge e improvvisamente diventa non un lavoro, una costruzione faticosa, perché non passa niente, quindi devi comunque tremare sempre. Io ho visto tremare anche attrici come Giulia Lazzarini, no? E prima di entrare in scena io pensavo, dico, ma questa perché trema? È già Giulia Lazzarini, cioè è già arrivata. No, il palcoscenico comunque ti dà quella, giustamente, quella necessità di dover raccontare, quindi una spinta in più. Quindi quello è fondamentale, perché vuol dire che è benzina, cioè voglio dire, poi ce n'hai. Se invece entri che pensi sia tutto facile, dopo un po' lo spettacolo, il pubblico non lo prendi, e quindi non. Del resto a teatro è così, è facilissimo, cioè tu parli e capisci se il pubblico ci sta o non ci sta, quindi non è che puoi sfuggire a questa regola. Quindi la prima cosa è farsela addosso, non proprio metaforicamente intendo, ecco. Allora, passiamo al cinema, no? C'è un attore famoso del muto che disse questa cosa, dice: quando all'inizio bisognava capire un po' qual era lo stile di recitazione, no? Di fronte alla macchina presa, che disse a un suo collega che gli chiedeva com'è recitare al cinema, dice: devi fare il meno possibile, perché la macchina da presa enfatizza, amplifica, eccetera. Voi che appunto frequentate questi linguaggi anche molto diversi in termini di tecnica, cosa avete capito, diciamo così, del dover cambiare stile, tecnica, a secondo del mezzo? Ma è vero questa cosa del meno possibile, soprattutto se sei abituato ad usare tanto il corpo con il teatro. Se tu a teatro sei come dire, metti in gioco tutto il tuo corpo per esprimerti. Inoltre ci sono, adesso si fa teatro anche con il microfono qua, con le cosiddette tartarughe, con quelle che aiutano, però se vuoi farti ascoltare, vuoi farti vedere dalla quinta fila in poi, devi muoverti col tuo corpo, devi lavorare, diciamo. Lavorare, devi, no, devi gesticolare, devi esprimerti con tutto te stesso, quindi con la voce e con il corpo. Certo che se il tuo occhio è grande da qui a lì su uno schermo, è chiaro che una mimica esagerata risulterebbe addirittura fastidiosa. E poi però certo dipende tutto da quello che stai comunicando, però sì, sicuramente si asciuga, no? La mimica facciale si asciuga tutto al cinema. In televisione è ancora un'altra cosa, poi dipende dal tipo di televisione che fai, dal tipo di sketch che stai facendo, se stai facendo uno sketch, se stai insomma, ci sono tanti linguaggi e le misure si prendono a seconda del mezzo. Senti, il cinema però dà la possibilità anche di vedersi, no? Perché poi questo mestiere, che è un po' strano, è anche il fatto che tu devi usare il tuo corpo per esprimerti, no? E tu non sai, fin quando effettivamente non ti vedi, cosa stai esprimendo, no? Puoi vedere i risultati, gli effetti a teatro, eccetera, no? Ricordate anche qui la prima volta che vi siete visti su uno schermo, cosa avete provato? In realtà uno dei, proprio il primo film, mi portarono a vedere I Giornalieri. Cioè c'era questa cosa che tu giravi durante il giorno e poi la sera ti riunivi, tutti i reparti si riunivano, era importante perché il trucco, il parrucco, la scenografia doveva controllare, oltre alla regia, controllare quello che era stato fatto, come era stato fatto, vedere se era giusto, eccetera. Quindi fu un po' uno shock, ma quello che ti volevo dire è proprio su quello che il cinema come shock mi ha insegnato, che proprio in quel film, che era appunto il primo film che facevo, mi ricordo litigai fortemente con il regista, che io ero così inesperto e lui mi attaccava, mi veniva addosso, eccetera. Alla fine
e feci tutto un lungo primo piano che dovevo pensare, cioè dovevo dire, cioè soltanto pensare delle cose, e io pensai come l'avrei fatto fuori il regista, tutto l'odio. Beh, io nel giornaliero non vidi le parole che dicevo della storia che stavo raccontando, ma vidi i pensieri che avevo e capii che il cinema era fortissimo, cioè che se tu riesci a far vedere un pensiero, sei straordinario. Avevi paura che si capisse, diciamo. No, era sicuro, era chiarissimo. Io, per me era chiarissimo, dico, ma come non se ne accorge che lo sto mandando a quel paese, diciamo, per usare un eufemismo. Per cui dico, il cinema è... E volevo ricordare a tutti quanti voi come un'espressione di un attore può essere fondamentale. Non so se ve lo ricordate, c'era una volta in America l'ultima sequenza del sorriso di De Niro quando sorride alla macchina da presa. Quello è non soltanto la sintesi del film, addirittura quello è un caso in cui un attore, come dire, riesce a creare una conclusione per quel film, a dare il senso di quel film, ma anche la potenza proprio espressiva quando un attore riesce a comunicare totalmente. Io trovo che l'obiettivo è sempre quello, al di là del stare attenti con i gesti, con le cose, eccetera, ma la cosa importante è comunicare i pensieri. Se comunichi i pensieri è fatta. Il rapporto con il regista, dice Giulio, no? Sei di quelle attrici che cui piace essere vezzeggiate oppure maltrattate? Vuoi sapere molto sui personaggi o non vuoi saperne per niente? Qual è il modo migliore per raggiungere quella trance da cui poi nasce la creatività? No, maltrattata non mi piace essere maltrattata. Non ti piace essere maltrattata? No, no, se qualcuno mi maltratta do due schiaffoni e siamo pari, diciamo, bene che vada. Vezzeggiata nemmeno. No, mi piace prepararmi, quindi imparo la parte a memoria e studio con diligenza. Senti, con diligenza. È un po' scolastica però lei, sì. Sembra di essere interrogata in questo momento. Imparo la parte a memoria. No, e studio il personaggio, e di solito quello che si tenta di fare è di, se un personaggio è contemporaneo, ma anche se non lo è, perché siamo esseri umani e comunque finora mi è capitato di interpretare degli esseri umani, può anche capitare di interpretare un replicante, ma insomma non mi è mai capitato, magari. E mi ispiro, cerco di trovare la mia ispirazione da quello che vedo, naturalmente, dall'osservazione, quindi che sia un film in costume storico, che sia, sicuramente ci sono delle tipologie umane o un registro, una gamma di sentimenti da riprodurre che evidentemente hai conosciuto e toccato nella tua vita o comunque visto, e quindi puoi recuperare, copiare. Quindi quello è il lavoro che si fa scena per scena, pensare: conosco questo sentimento, conosco questo stato d'animo, conosco una persona di questo tipo, una persona che si esprime così, e tento di replicarlo perché sia il più plausibile possibile, il più vero possibile. Insomma, questo è il lavoro, insomma, penso che sia l'approccio proprio basilare al lavoro. A proposito di questo che dicevi, ieri Vittoria Puccini ha detto a un certo punto: benché, diciamo, il desiderio dell'attore sia di poter fare tutti i caratteri possibili e sempre diversi, no? Però non è vero che tutti possiamo fare tutto, no? Ti è mai capitato di avere per le mani un personaggio che non riuscivi proprio? Ma se mi è stato proposto, di solito è perché qualcuno ha pensato che lo potessi fare, e quindi. Però a volte mi sono state proposte delle cose che ho rifiutato perché pensavo di non essere giusta. Quindi sì, certo, sono assolutamente d'accordo. Non tutti possiamo fare tutto quanto. Ci si può impegnare. Io credo nel trasformismo, ma questo non significa soltanto, perché poi ci sono diversi approcci. È chiaro che è il discorso che facevamo prima per il teatro, per il cinema e per la televisione. Quando mi sono trasformata in televisione facendo delle parodie, è chiaro che quella è una caricatura e dunque non la puoi replicare in un film in cui c'è una storia che deve essere, insomma, realistica. Però mi piace studiare un dialetto, mi piace studiare un personaggio, mi piace studiare le età, la postura di un personaggio, mi piace capire come si muove, e in questo mi piace trasformarmi e giocare fino in fondo ad essere quella cosa. Detto ciò, è chiaro che proprio per una questione anche fisica non si può fare tutto, e bisogna accettarlo.
trasformare, diciamo, questa è una parola che naturalmente fa parte proprio del mestiere dell'attore, no? Io mi ricordo quando facemmo il duetto con Servillo e Verdone al Festival di Roma, lui disse: se un personaggio l'ho fatto veramente bene, allora quando per caso lo incontro nel film, in televisione, devo dire: ma questo chi è? Cioè devo provare un senso di estraneità. È una sensazione che ti è mai capitata? Ritieni che sia un criterio, una prova giusta per capirlo? Oltre che di estraneità, anche di coerenza. Cioè tu vedi una storia e ne vedi anche del personaggio, e vedi la coerenza del personaggio, nel senso si muove come si deve muovere, parla come si deve, come dovrebbe parlare. Quindi, no, più che altro sono stupito poi di come il mosaico che tu costruisci nel lavoro precedente si compone alla fine, e miracolosamente vedi un inizio e una fine e vedi un racconto, che questa è la cosa più difficile. Quando lo stai facendo e giri una scena, poi ne giri un'altra in tempi diversi, eccetera, magari hai la sensazione di andare... Io sono un po' maniaco, lo sai, perché abbiamo fatto altri incontri, sai che mi metto lì col mio quadernetto, mi segno tutto, tutte le scene, cioè sono un po' rompi, insomma, un po' secchione, diciamo. Ma molto secchione, cioè, voglio dire, per cui mi metto lì e devo sapere tutto. In un film ho anche scritto nel quadernetto: usavo la pipa tutte le volte che ho usato la pipa, in tutti i modi diversi, capisci? Però questa è maniacalità. Però secondo me il lavoro è anche questo, devi star lì sempre sul pezzo, perché a un momento in cui tu dai per scontato, sei più superficiale, non crei quel rapporto di ricerca verso qualcosa che è diverso da te, o che magari non è l'opposto di te, ma comunque è altro da te, devi andare verso qualcosa, non puoi stare fermo e pensare che tutto poi si rapporta a te usando quello che sai fare, perché dopo un po' non funziona. La televisione, allora, un'altra cosa che vi accomuna e che secondo me è un valore, anche la capacità di usare, di lavorare nella televisione senza sensi di inferiorità, ma anche prendendo le misure, nel senso che entrambi dovete una larghissima popolarità anche al successo che la televisione vi ha dato. Vi siete formati in un periodo in realtà in cui invece non era così scontato, no? Fare le fiction era considerato un po' una cosa, diciamo così, non autorevole come fare il cinema. In realtà all'inizio degli anni 90 si è rotto anche il tabù del teatro, no? Autori come Rubini hanno dimostrato che si poteva passare dal teatro al cinema. Ora, una volta che questi steccati si sono un po', diciamo, sì, questo indeboliti, devo dire, attiene molto allo snobismo di certa, per fortuna, certa parte del cinema che si è andata, insomma, che è andata a sparire. Però una volta si diceva: se un attore era bravo a teatro, si diceva che al cinema era teatrale, e se un attore aveva fatto della televisione, al cinema si diceva che era televisivo, cioè le cose più sceme, cioè, invece di, quindi quella era una come se il cinema fosse tutto bello, no? C'è tantissimo cinema orrendo, e quindi l'importante è far cose fatte bene in ognuno di questi mezzi. Qual è stata, diciamo, il metodo che avete capito che bisogna adottare in questi casi, proprio per evitare di finire imprigionati in queste specie di piccole categorie? Ma le etichette tanto te le mettono comunque, perché se vogliono, se non fai comodo in quel momento, se non fai comodo a qualcuno in quel momento, se non sei la persona che qualcuno cerca, che stanno cercando, comunque ti etichettano in un modo. Io ho fatto poche fiction, ne ho fatte solo due e molto brevi. Una era in due puntate, che era Maria Montessori, un'altra era Le cose che restano, che è una fiction molto drammatica, con Claudio Santamaria, con Ennio Fantastichini. Qui eri bravissimo. Grazie, ti ringrazio. Ed entrambe di Gianluca Maria Tavarelli. Quindi sono le uniche due cose fiction televisive che ho fatto. D'altro canto invece ho fatto tantissima televisione come varietà, negli spettacoli di varietà e spettacoli comici, quindi con la Gialapa, con la Dandini, e poi varietà, insomma, del sabato sera, ne ho masticata tanta. E quando ho cominciato a fare cinema, all'inizio sì, c'è stato qualcuno che diceva che, e c'è forse ancora qualcuno che dice
appunto, che usa impropriamente il termine televisivo teatrale, ignorando completamente che nella formazione di un attore invece che la formazione di un attore deve assolutamente passare per varie forme di linguaggio e più forme di linguaggio conosci, più sei ricco, più c'è un arricchimento. Perciò se un attore è un attore, come dire, ci sono i puristi del cinema, per esempio, che si fa soltanto cinema, dove ci sono attori a volte che magari nascono con il cinema e hanno magari un handicap che è quello di saper parlare soltanto con un microfono qui e quindi non sono udibili su un palcoscenico o non sono in grado di esprimersi in altro modo, e questo è un limite se inizi molto giovane senza frequentare altri mezzi. Perciò credo che tutto quello che avviene sia un arricchimento, l'importante è saperlo dosare, saper usare il linguaggio giusto nel mezzo giusto. Giulio, tu hai fatto, se non sbaglio, 6 edizioni su 8 del Medico in Famiglia. Su 9, sì. Cioè, aspetta, 5, 6, 7, 8. Sì, 6 su 9. Ma non sbaglia Sesti. Dice, se non sbaglio hai fatto, ma lo sapeva già. Lo sapeva già, sì. È un metodo, è una cosa. Quella è la domanda tra pochetto del professore. No, appunto, non è facile fare il secchione in TV, perché i tempi televisivi poi spesso non ti consentono la possibilità di rifinire, provare, sbagliare. No, la televisione è chiaramente più difficile. Più difficile per i tempi che sono molto più stretti, poi la lunga serialità ha i tempi ancora più stretti, quindi devi fare, 9 scene, 10 scene al giorno, per cui devi passare da una puntata all'altra e quindi è molto complicato. Però, diciamo così, è una grandissima palestra non solo per la memoria, per ricordarsi le battute, ma proprio io poi le scrivevo comunque. Anche sul ricettario del dottor Lele Martini c'erano delle battute scritte, perché dopo un po', alla 12ª scena della giornata, io potevo dire qualunque come cosa. Come in effetto notte, cioè sì, giravi, sì. C'erano le cose appiccicate. Sì, giravi, esattamente, se mi toglievano quello ero finito. No, ma è una grande palestra, perché devi imparare a essere sintetico e a trovare subito, immediatamente, a centrare la scena in pochi minuti, nel senso, cioè una prova, pochi ciak, quindi da quel punto di vista è molto stimolante, quindi ti fa crescere molto, ed è anche un lavoro che però secondo me, se fatto con intelligenza, può dare anche tanto, non soltanto in termini di popolarità, ma sicuramente un attore che si impegna in una fiction si deve impegnare veramente al 100% per avere il massimo. Quindi, insomma, io ricordo che, appunto, visto che hai citato Medico in Famiglia, non mi sottraggo, insomma, al Medico in Famiglia, anche se, come sapete, sono un ex, diciamo, un reduce da Medico in Famiglia, però insomma mi ricordo, appunto, come quando nelle prime serie, pensando al personaggio e volendo dare questo, in particolare questo carattere di padre, io mi ricordo che prendevo i giocherelli dei miei figli, i figli della fiction, le infilavo dentro la borsa da medico, in modo che quando poi aprissi la borsa nelle scene insomma, che si svolgevano alla ASL, si vedesse un pezzo di pupazzetto e la gente potesse in qualche modo ricordarsi di come era presente in me l'essere padre, essendo anche soprattutto un vedovo. Sai, tutto questo è racconto, e la televisione ha una grande potenza di racconto, noi lo dimentichiamo, la televisione ha una capacità di racconto fortissima, e credo che le serie americane sia la dimostrazione di come questo racconto possa essere complesso. Diciamo pure, anche perché oggettivamente la serie di Gomorra, quella di Sky, è una bellissima serie di grande fattura, costumi, scenografia, sceneggiatura, registi, attori, cioè voglio dire, il che tant'è che è esportata in tanti paesi, è la dimostrazione che si può fare anche una fiction da esportazione, cioè quindi che anche di grandissimo livello, di grandissima qualità. È un tema che è regolarmente emerso già dagli altri anni e quest'anno di più, anche con gli altri incontri che abbiamo fatto, no? L'idea che poi oggi in televisione passi anche un cinema per complessità di scrittura, di interpretazione, anche di ambizioni linguistiche. Tu hai citato Gomorra, ma nel cinema americano, se uno prende Lost o Mad Men o Breaking Bad, si rende conto che in realtà c'è un gusto anche per la critica della
della società o per la ricerca dello stile che è molto raro trovare nel mainstream americano. Bene, allora, vedete come, insomma, basta aprire un pochino la cucina, una volta si diceva la valigia, ma io, che è un termine più retorico, ma la cucina degli attori per scoprire cose molto interessanti. Adesso c'è la possibilità anche da parte vostra di fare delle domande. Prima volevo chiedere a te se facevi l'imitazione della Santanchè e a te se facevi l'imitazione del medico in famiglia. Bene, prego, le domande. A ore una, lì sulla destra. È un classico. Ma la docente di lettere, mi dispiace per voi. Dica che siete dei attori a tutto tondo, attori che hanno provato e hanno realizzato tantissime cose dal caratterista, televisore, televisione, teatro, cinema, eccetera. C'è oggi un personaggio, un ruolo, qualcosa che vorreste fare e ancora non siete riusciti, e perché? Io sono ormai, lo dico sempre, magari qualcuno l'ha già visto, letto o sentito e rischio di essere noiosa, il ruolo che mi piacerebbe tanto interpretare è Riccardo III di Shakespeare, nel ruolo di Riccardo. E penso sia possibile, perché a teatro tutto è possibile, naturalmente a teatro, non aspiro ad un film, anche perché, insomma, c'era quello con Ian McKellen straordinario, quel film bellissimo. Anche quello con Al Pacino era molto bello. Con Al Pacino era bello, era un, no, era uno strano, sì. E uscirono tra l'altro a pochi mesi di distanza. Sì. E dunque il mio sogno è quello. L'inverno del nostro scontento. Ma probabilmente non è tanto un personaggio quanto un desiderio, che, nel senso che, insomma, recentemente in televisione ho fatto anche, visto che lei è una dottoressa, un preside di una scuola in fuori classe, in fuori classe 2 con la Litizzetto, e facevo un preside pazzo. Ecco, a me lavorare sulla follia mi piace tantissimo, e quindi mi piacerebbe personaggi abbastanza forti che contraddicono con l'apparenza di Scarpati, ma voi non lo conoscete, io lo conosco, so che è pazzo. C'è una volta che hai fatto un pazzo straordinario, non film poco visto, 80 metri quadri. Sì, lì facevo a pezzi la mia compagna. Quindi abbastanza pazzo. E quindi, insomma, sì, abbastanza. Di questi tempi meglio non dirlo, perché la cosa sta prendendo troppo piede. Meglio che sia solo nella fiction. In un mio, ti ricordi Nessun Dorma? In un mio spettacolo, si chiamava Nessun Dorma, uno mio spettacolo televisivo, Giulio mi ha fatto il grande regalo di venire ospite e di fare una scenetta insieme in cui lui era il killer e io ero la vittima, e lui veniva con un aplomb, assolutamente. Come se l'avesse sempre fatto, diciamo. Salve, sono... lei chi è? Mi scusi, sarei venuta per ucciderla. Ah, prego, si accomodi. E lui era straordinario, perché si era preparato... In salotto. Le posso offrire due lingue di gatto, un tè, una cosa? No, la ringrazio. Adesso faccio sto lavorando. Sto lavorando, sono in servizio. Ed era una scena meravigliosa, lui era perfetto. Perché è pazzo, veramente. No, la pazzia... Questo era per dire che... Con la pazzia si lavora, diciamo. Sì, sì. No, ma a casa fa pezzi degli orzacchiotti di pezza, come una cosa... prego. Con questa musica. Allora, innanzitutto complimenti a tutte e due. Grazie, sei bellissima. Stavo per dire, se il pubblico non l'avesse sentito prima, sei bellissima. No, a parte questo, visto che la mia domanda è per te, visto che c'è simpatia tra di noi. Allora, diciamo che tu nella tua carriera hai spaziato un po', hai fatto un po' tutto, no? Anche il drammatico, diciamo, Maria Montessori. Tant'è vero che se nelle mille lire c'eri tu, a questo non avremmo avuto l'euro, se ci fossi stata tu. Ma l'hai scritto tutto questo? No, guarda, io sono così. C'è una domanda alla fine di tutto questo? Ovvio, senz'altro. No, detto questo, comunque, diciamo, la tua figura professionale è legata
alla risata, no? In un certo senso. In che misura è importante per te, è stato per te importante l'umorismo nella tua vita? Magari qualche aneddoto, non so. No, è stato fondamentale nella mia formazione, però l'umorismo non è una cosa che impari, è una cosa che respiri. E l'ho respirata in casa, per fortuna, per mia fortuna, attraverso i miei genitori, attraverso mio fratello maggiore che mi ha cresciuta facendomi vedere io a 8 anni guardavo i film di Woody Allen, guardavo Il Dormiglione, guardavo poi Frankenstein Junior, guardavo questi film, mi facevano i film di Steve Martin che oggi ha citato Ben Stiller. Guardavo una pallottola spuntata, grandissimo, era bellissimo, però guardavo anche appunto tutto l'umorismo, appunto l'umorismo italiano, il trio in Italia, c'era l'inarrivabile trio Marchesini, Lopez, Solenghi, che alla fine degli anni Ottanta hanno fatto un lavoro ineguagliabile sull'umorismo in televisione, in una televisione bellissima, perché noi avevamo e possiamo ancora avere una televisione bellissima, proprio superiore a tante altre televisioni che adesso abbiamo la possibilità di guardare con tutti i canali, no? Satellitari che ci sono, vediamo in giro cosa c'è. Noi nel varietà siamo stati più grandi di tutti e abbiamo avuto dei... E poi con i filmati che c'erano d'epoca, che hanno sempre dato, adesso si chiama quello le Rai, ma poi si chiamava, oppure qualcosa che ripropone Blob, oppure le cose, insomma... Però già quando ero ragazzina io c'erano, no, filmati in bianco e nero che non potevo conoscere, ma che appunto avevano riproposto, e dove c'erano dei grandissimi, i nostri grandissimi maestri. Quello è quello che però si è respirato in casa, è una questione di gusto personale, quindi è importante, è fondamentale, ed è quello che ho respirato e che ho cercato di riprodurre come potevo con il mio linguaggio. E perciò si può dire che la mia aria. Una domanda qui a sinistra per par condicio, poi c'è una ragazza che sta tenendo alzata la mano dall'altro ieri, sta lì. Però quello fa molto bene per i deltoidi, se può consolare. Eccomi, ciao Paola, ecco, ciao qui. Giulio, sono qui, Paola. Qui. Era facile, vicinissima. Volevo chiedere a tutte e due le stesse domande, se c'è un rito scaramantico che fate prima di entrare in scena e se vi è mai capitato di innamorarvi sul set, in teatro. La seconda è impegnativa, mi sembra. Comunque. Allora, vado io, Giulio? Io dirò, cioè, io mi sono innamorato una volta in televisione. Si chiamava Nessun Dorma, ho fatto uno sketch con una giovane attrice e devo dire da quel momento non riesco a togliermela dalla testa. E ora siamo qui per gridarlo. Non possiamo dire il nome, possiamo dirlo al campus. Allora diciamo al mondo intero: oh Giulio, credo di amarti. Anch'io. La prima qual era? Il rito scaramantico dell'amore. Sì. Ah, la prima non si può dire, sì, ce l'ho, però è impronunciabile, cioè non si può dire. Uno, perché è scaramantico, due, perché è di una volgarità estrema, cioè lo faccio io con i miei compagni, della mia compagnia, prima, cioè finisce con merda, diciamo merda, e si sa. Quello che viene prima è qualcosa di non si può dire. Arrossite tutti subito No, ma è una cosa brutta, cioè a noi è proprio una cosa di parola, quasi uno scioglilingua di parolacce per arrivare a merda, che invece è come il fiocco, diciamo, della confezione. Lo faccio io con i tecnici e con la mia compagnia, lo facciamo tutti insieme. E non sono scaramantica, però prima della cosa è più un divertimento, non è una scaramanzia, non è per pensare se non lo dico lo spettacolo va male, no, lo spettacolo va male se sono deconcentrata e se, come diceva prima Giulio giustamente, se pensi che questa sera va così con un filo di gas, no. Sbagli, devi avere tantissima paura e con la paura c'è anche la concentrazione, quindi quello
è il motivo per cui abbiamo questo rito scaramantico, per buttare fuori quel minimo di tensione che ti serve ad evitare proprio l'infarto, perché sei un passo dall'infarto, e però arrestarti poco prima dell'infarto, arrestarti poco prima dell'infarto, però non serve come scaramanzia, perché non sono scaramantica, non credo nei colori, nelle scale, i specchi rotti, i gattini, non mi interessa niente, insomma i colori, le cose. Innamorarmi sul set, ne ho conosciuto uno e poi e là è rimasto. Ce l'ho ancora dentro casa. Non se ne vanno, diciamo. Non se ne vanno, a volte ritorno, a volte restano. Il problema è che a volte restano. Non mi sono innamorata proprio sul set, però ho conosciuto mio marito su un set di un nostro film. Che è un bravissimo film. Regista. Poi ci siamo, insomma, frequentati e devo dire, non è stato un colpo di fulmine, ma beh, sì, l'ho conosciuto posso dire di averlo conosciuto sul set. Cioè. E invece Giulio, il rito scaramantico? Il rito scaramantico ce ne sono 3.000, io sono scaramantico, mia mamma è napoletana, quindi di conseguenza mi ha trasferito tutta questa cosa, quindi non solo corni, unicorni, cornetti, cose, raccolgo chiodi su tutti i palcoscenici d'Italia, deve essere il chiodo storto porta fortuna, la borsa del camerino, del borsone che porto, c'erano talmente tanti chiodi che il facchino non ce la faceva neanche a issarla, quindi ho dovuto scaricarli, quindi a casa ho un chilo e mezzo di che potrebbe essere utile anche in caso di guerra, e quindi ho questi chiodi storti contemporaneamente, per di più è sempre come entri in camerino, come entri a teatro, dove passi qua, se passi di lì, eccetera. Alla fine sono talmente tanti riti scaramantici e talmente insignificanti rispetto al risultato dello spettacolo che conviene farla bene e basta senza pensarci, quindi cerco di evitare di pensare a tutto quello che dovrei fare. Più complicati i riti scaramantici assolutamente, spettacolo. Lo spettacolo è più semplice, è molto più complicato stare appresso a tutte queste regole assurde, per cui dico no, e quindi quello sicuramente è stato, insomma, la ragazza finalmente. Esatto, che Aspetta che arriva, perché altrimenti non si sente. Entro 45 minuti arriverà sicuramente. Allora, la mia domanda è rivolta a Giulio. E innanzitutto le volevo fare i complimenti, perché di attori bravi come lei ce ne sono ben pochi. E poi le volevo chiedere il motivo per il quale ha lasciato Un medico in famiglia, nonostante fosse uno dei personaggi più amati dal pubblico, essendo appunto uno dei protagonisti. Io ti ringrazio per le belle parole. Il fatto è semplicemente questo, che un personaggio come LL l'ho fatto per tanti anni ed è rimasto un pochino addosso, e quindi ho bisogno di fare anche altro. Lo capisco che magari alla gente dispiace, ma dispiace anche a me ovviamente non farlo, però io sento che se continuo a fare solo Lele Martini, alla fine l'identificazione è totale. Una prima volta sono uscito dalla serie proprio perché sentivo questa minaccia. Poi il tuo terapeuta ti ha consigliato, no, di... Poi il mio terapeuta, siccome mi facevo chiamare Lele Martini, ha detto: senti, forse è meglio che ritorni. Sono ritornato e di nuovo Lele Martini, come ha preso il sopravvento su Giulio, Lele lo mette nell'angolo. Giulio, stai zitto tu, comando io, capisci? Allora, poi, di fronte a queste minacce, ho detto: senti Lele, stai al posto tuo, faccio delle altre cose, e quindi teatro... È un passo avanti nella follia, adesso si capisce. Te l'ho detto, io lo so, perché lo conosco da tempo, c'ha una faccia da bravo, cioè lui ha la faccia da eterno bravo ragazzo, invece è completamente fuori di testa. Comunque, insomma, voglio dire, non rinnego niente, sono contento di averlo fatto, è stata un'esperienza bellissima con tanti compagni straordinari, però per un attore è necessario fare tante altre cose, non restare soltanto un unico personaggio, altrimenti appunto la tua creatività si esaurisce anche se racconti sempre soltanto una storia, quindi ho preferito scegliere il campo aperto. Quindi non parteciperà più? Adesso lei non si capace, adesso però così, però lei non può accettarlo questo, proprio non lo vuole accettare, non può. Allora, guarda, penso di no. Se però per te è così importante che io ritorni, parliamone. Io posso venire a fare Lele Martini a casa tua, va bene?
Allora, insomma, ci sono un sacco, ma come mai non c'erano tutte queste domande all'incontro prima, nonostante le verità inaudite di Melanie Griffith? Bene. Allora, a destra adesso, per par condicio, qui davanti. Ciao, la mia domanda era riferita a una cosa che ha detto Paola prima. Hai detto oggi possiamo avere una televisione bellissima. Secondo voi entrambi cosa si dovrebbe cambiare nella televisione di oggi per ritornare alla bella televisione di una volta? Ma non è che faccia schifo questa televisione che abbiamo noi, eh? Vabbè, aspetta. Però non è nemmeno... Però ho ricordi, o forse sono, le cose sono anche abbellite dal ricordo, no? Perché poi uno si tende, appunto, si tende a ricordare solo le cose più belle. Però noi eravamo davvero maestri, e tu non puoi ricordarlo, ma eravamo davvero maestri, per esempio, nel varietà. Il varietà, come lo facevamo in Italia, non lo facevano in Germania o in Francia. In Francia fanno dei bellissimi programmi, dei bellissimi talk show, sono sempre seduti intorno a un tavolo, parlano e sono bravissimi, si dicono cose intelligenti, sono ben scritti, fanno delle bellissime battute, ma noi mettevamo in scena delle cose pazzesche, eravamo bravissimi. E quindi, per esempio, un varietà originale, che non significa, abbiamo dei buoni varietà, però è sempre legato ad un talent, cioè è uno spettacolo, diciamo, che si definisce alla larga di varietà, però è un talent, c'è una gara, c'è un'esibizione di genere, va bene, vanno benissimo, però è bene che si faccia anche un altro tipo di intrattenimento. In questo senso ci sono programmi di informazione molto validi, di approfondimento giornalistico, ne abbiamo di cose belle. Certo che quella che ci fanno vedere è una cosa che ci fa sognare. Io vedo dei vecchi filmati di... Io non c'ero neanche io, pensa, ma vedo dei filmati dove ci sono una signora che si chiama Mina, che presentava, cioè cantante, che come sapeva presentare lei? Cioè era bravissima a presentare, non è che uno fa il cantante, siccome ti fanno fai il cantante, questi ti fanno presentare... No, lei era bravissima, sapeva fare quello, sapeva fare tante cose, oltre ad essere una delle più grandi cantanti mondiali, e il suo ospite era Alberto Sordi, Totò, cioè c'erano dei personaggi incredibili. E ne abbiamo noi, perché adesso è chiaro che non si può eguagliare Mina, non si può eguagliare Totò, Alberto Sordi o Marcello Mastroianni o Nino Manfredi che entrano a un certo punto. Però abbiamo veramente una, parlo soltanto, mi limito a parlare dello spettacolo, dell'intrattenimento, abbiamo una varietà di artisti in Italia veramente valida, quindi è bene che vengano sfruttati anche dalla televisione, un po' di più secondo me, ci farebbe bene e ci faremo una bellissima figura, questo è quello che dico. Allora, un altro paio di domande. Io volevo qua. Che rispondesse anche... Allora, sarò rapido. Secondo me, vedi, parlando di varietà, la cosa più importante è che varietà si costruiva con i tempi, il lavoro, si provava, e la scelta del regista non era casuale. Cioè, il regista diceva: io la macchina la muovo così, tu vai lì, perché io racconto questo passaggio. Quindi non era... non erano le telecamere accese e io in regia che dico salta sulla 5, la 6, la 7 casualmente, no, era tutto stabilito, per cui anche l'ospite, si chiamasse anche Alberto Sordi o Totò o chiunque, doveva andare a quel segno. Adesso invece entra l'ospite, dice, a me hanno detto una volta in una trasmissione, facevo l'ospite, sì, naturale, grazie. Ti pare normale che un autore ti dice sì naturale? Ma che vuol dire? Dovresti avere un'idea. Ecco, si costruiva, se si costruisce con il lavoro si creano cose belle, se invece si pensa che basta che si dica la parola fine e la trasmissione è fatta, no, devi lavorare.
c'era anche l'idea che il teatro leggero, di cui il varietà era il figlio, era anche una cosa molto seria e molto difficile, no? Il teatro leggero e il varietà del dopoguerra. Mamma. Peraltro molte delle presenze che vediamo anche nei caroselli erano tutte persone che avevano alle spalle poi un apprendistato pazzesco. Totò e Anna Magnani hanno cominciato insieme nella rivista, lo spettacolo di rivista, cioè lo spettacolo della guerra, guerra e dopoguerra, che era considerato un genere minore. Sto parlando di due mostri sacri, naturalmente. Vedo che i cacciatori di autografo stanno guadagnando. No? Non ho sentito. Bisogna stare attenti perché diventano violenti poi a un certo punto. Esatto. Mi verrebbe da fare quelle cose che fanno le rock star. A un certo punto corro e mi lancio. Esatto. Tanto non vi potete diradare perché lì si sta stretti e quindi qualcuno mi prende. Però non lo faccio. Le ultime domande, una qui e un'altra lì. Vai. Siamo nel varietà direttamente. Adesso entrano le ballerine di fila. Ma grazie, scusate. Prego. Volevo rivolgere una domanda al Giorgio Scappati. Stai più vicino. Sì. Volevo chiedere, lei ha parlato prima di una follia e una pazzia che ha dentro di sé. Questa follia o questa pazzia che lei dice di avere dentro, l'ha mai trasmessa comunque, l'ha mai fatta uscire fuori all'interno del teatro, del cinema, comunque della stessa fiction, Un medico in famiglia? E se sì, l'ha fatta uscire come vuole Giulio Scappati o in base al personaggio che lei deve interpretare? No, la follia è applicata ai personaggi che interpreti di volta in volta. Ho citato il preside di fuori classe perché quello è un esempio di follia, ma in generale no, si applicano ai personaggi, non è così, non è che io voglio vendere la follia e basta. Penso che la follia faccia parte di un artista e faccia parte anche del bisogno di raccontarsi, quindi penso che sia normale e giusto magari andare anche a inserirla laddove il personaggio lo richiede. L'attore è sempre al servizio del personaggio. In realtà anche negli spettacoli migliori, e mi è capitato appunto di fare a teatro un ragazzo disturbato, il complimento migliore non era quanto è bravo, il complimento migliore era che quando la gente pensava che io fossi davvero un po' disturbato, e non essendo Giulio Scarpati all'epoca lo potevano pensare. Ecco, mi piacerebbe pensare anche adesso che se fai un personaggio così forte la gente non si chiede a Scarpati che fa, ma dice ma quello è veramente così, quel senso di estraneità che diceva magari quando ti guardi e dice ma che so io quello. quello penso sia il massimo della gratificazione. L'ultima domanda, che dovrà essere intelligentissima, lì in fondo. Alza la mano. Lì, qua. A ore 11. Allora, nessuno mi può giudicare. Che cosa ha pensato quando le hanno proposto questo film? Se ci può raccontare qualche aneddoto divertente. Ma questo film è nato con una telefonata del mio amico fraterno Massimiliano Bruno, uno di quelli con cui ho condiviso le cantine, i teatri off di cui parlavo, che aveva avuto la proposta di fare la sua opera prima. Già lavorava come sceneggiatore e quindi mi ha telefonato dicendomi: amica, ci chiamiamo così, c'ho una storia interessante, la puoi fare solo te. Non è vero, però insomma nella sua testa era così, la puoi fare solo te, è il mio primo film, parla di una e mi ha raccontato la trama, che fa questo eccetera eccetera, lo fai? Sì, questo è stato, perché era la sua opera prima, perché mi fido ciecamente. Quando ti capita di lavorare con dei registi di cui ti fidi ciecamente, e con lui avevo lavorato tantissime volte, affronti anche il suo primo percorso in un nuovo mezzo che era il cinema, con leggerezza,
non con superficialità, con leggerezza, nel senso che si fa un lavoro in profondità, si fa un lavoro di ricerca, però lo si fa con un animo tranquillo, sereno, proprio perché sai che sei in ottime mani, ecco. Quindi quello è stato un secondo, insomma, accettare questa penso cosa. Penso che sia stato comunque divertente girare questo È film. Stato uno dei set più divertenti che mi siano capitati nella vita, anche perché Massimiliano Bruno è una delle persone più divertenti che si possa incontrare, proprio, ma anche per strada. E quindi è stata una cosa molto molto divertente. Lo è stata anche perché abbiamo condiviso appunto con un gruppo di persone che conoscevamo, che erano parte della nostra famiglia, tra virgolette, ma famiglia allargata, ma abbiamo condiviso questo giocattolo che era un'opera prima cinematografica, e quindi è stata una delle cose più divertenti che potessero capitare. Adesso ci sarà uno scontro tribale per chi guadagna... E sarà molto divertente. Montecchi e Capuleti? Credo proprio che sia stato un incontro memorabile, grazie anche al vostro calore. Giulio Scarpati, Paola Cortellesi. Grazie.